contrattacco di Zorzi, 5-7. Vediamo un po' questa palla, probabilmente o c'è stata un'invasione o qualcuno ha toccato l'asticella. Sì, no, ha perfettamente ragione l'arbitro, perché Zorzi ha attaccato sulle mani esterne di Kovac e quella palla successivamente è finita sopra la schiena, quindi un punto nettamente per l'Italia. È stato molto bravo l'arbitro francese a non sbagliare. E adesso time out, chiamato naturalmente dall'allenatore, la squadra che si trova un po' in difficoltà. Comunque mai prendere sotto gamba questi avversari, perché hanno tutti giocatori in grado sulla partita secca, no? Di ottenere qualsiasi risultato. Sì, sì, perché sono giocatori di un grande talento individuale e, come dicevo prima, stiamo attenti per la futura, che questa Jugoslavia potrebbe essere veramente uno dei prossimi astri nascenti del panorama pallavolistico mondiale, soprattutto in questo momento in cui le squadre dell'est in particolare, la Jugoslavia, la Polonia, la Jugoslavacchia, sono in una fase di cambio generazionale. Questi slavi sono giocatori che sono già di media età, che giocano nel campionato italiano, dove come sempre il nostro campionato italiano è fucina di crescita per tanti giocatori stranieri. Lo è stato con i brasiliani e lo è stato anche con questi giocatori jugoslavi. Non è un caso che adesso questi giocatori si trovano a giocare ad alto livello in queste manifestazioni europee. Non sottovalutiamoli mai, perché se riuscissero a giocare come la vera e propria squadra, e il tempo penso che giochi a loro vantaggio, possono veramente inseguire qualsiasi tipo di formazione. Poi, come vedete, loro in questa partita, soprattutto in questo set, hanno deciso di rischiare tanto della battuta in salto, cosa che noi non stiamo facendo peraltro in questo momento, e ci mettono in difficoltà. 8-5, due ace consecutivi da parte di Vladimir Gervic, lo schiacciatore dell'Alpitour di Cuneo. Ha servito con grande potenza e precisione al tempo stesso, 9-5. Ora Vladimir Gervic il prossimo anno lotterà per lo scudetto con la squadra piemontese. Gardini non riesce a chiudere il suo pallonetto, poi ci pensa Kovac, manda fuori, non c'è stato nessun tocco. Adesso l'Italia deve mostrare grande carattere, deve mettere sotto pressione, iniziando magari proprio con la battuta. Vediamo, Lorenzo Bernardi si mette molto lontano dalla linea di fondo, 6 su 12 per lui. Riceve bene però Zarko Petrovic, Gerbic, attacco subito intuito, recuperato da Gravina, poi Samuele Papi, sesto punto a favore dell'Italia, 6-9. Spinto molto bene il suo pallonetto Samuele Papi. Bernardi, Petrovic, Nicola Gerbic, attacco di Kovac, pallone purtroppo rimane nel campo azzurro, hanno murato appena appena un po' staccati dalla rete Zorzi e Gardini. Mantiene 3 punti di vantaggio la Jugoslavia, una squadra che proprio perché si chiama Jugoslavia vuole provare a stupire il mondo, tanto vuole cominciare con l'Europa, quindi ci renderà la vita difficile. Replica bene l'Italia al servizio di Tanaskovic, organizza nuovamente il gioco veloce che era stato un po' l'arma vincente nel primo set. Bravi i nostri centrali, non solo nella combinazione veloce ma soprattutto a muro, vedete infatti 4 punti di Gardini più 3 cambi palla, 6-9. Gardini, sezione di Kovac, Gerbic, buon attacco da parte di Brilovic. Ottimo fino a questo punto l'utilizzazione di Brilovic, un giocatore che tra l'altro conosco molto bene perché ho affrontato parecchie volte nella finale sia di Coppa dei Campioni che di Coppa delle Coppe, perché giocava nella squadra di Olimpico, quindi proprio in questo palazzetto di casa ha sempre giocato le ultime stagioni. Un giocatore che potrebbe essere l'ago della bilancia per la squadra jugoslava, perché ha già due martelli molto forti come Kovac, che ha schiacciato in questo momento, e Gribic. Se lui riuscirà a giocare con questa continuità potrà mettere in difficoltà l'Italia, soprattutto sul contrattacco punto. Intanto sta per effettuare un cambio Giulio Velasco, sta per uscire Bernardi e per entrare Bracci, però il cambio è arrivato con un attimo di ritardo, quindi il secondo arbitro non lo ha permesso. Fuori, va bene Toffoli a scansarsi, ed ecco viene effettuato il cambio in campo col numero 8 Marco Bracci, toscano, schiacciatore della Laz Daytona di Modena. In panchina Lorenzo Bernardi, che ha molto sofferto in questo europeo, non tanto in attacco quanto in ricezione. Andrea Zorzi, Gerbic, Petrovic, interviene Gardini, poi spinge Toffoli su Zorzi, murato Zorzi da Kovac contro il muro 1,
errore questo da parte di Andrea Zorzi. Topoli ha spinto bene il suo pallone, Zorzi non ha saputo evitare Kovac, l'ex giocatore della formazione di Gioia del Colle a Muro. Potevamo muovere il punteggio, invece siamo sempre 10-6. Ecco Kovac, pure grossi problemi in ricezione, 11-6. Che cosa sta sbagliando l'Italia? La posizione o proprio un fatto mentale? Ma stiamo proprio ricevendo malissimo queste battute in salto. Ho detto prima che la differenza sta che loro rischiano tanto. Grimm ha fatto due punti diretti, Kovac ha fatto un altro punto diretto, e guardate che questo tipo di servizio sono sempre a cercare zone di conflitto e ricezione. I giocatori slavi sono bravi perché non battono mai in salto solo forte su un giocatore, decidono di battere se riescono tra i due giocatori che sono in ricezione, quindi diventando zona di conflitto molto difficile, soprattutto quando la palla viaggia molto veloce. E poi c'è da dire una cosa che è strano, perché ci alterniamo sempre a ricevere a volte con ricezione a 3, a volte con ricezione a 4, proprio perché non sappiamo mai se il giocatore slavo decide di forzare il colpo molto forte oppure di piazzarlo come ha fatto nella battuta precedente. Direi che siamo in una situazione un po' di difficoltà, perché a mio avviso stiamo aspettando, non stiamo attaccando la squadra avversaria, abbiamo un atteggiamento un po' di difesa, cioè della squadra che è in vantaggio 1-0 e che sa che può, se gioca bene sa che può vincere in qualsiasi momento. Intanto Andrea Zorzi ha conquistato un bel cambio palla, un po' modificato la ricezione nell'ultima azione d'Italia, due ricevitori più Gravina a controllare una fascia di campo, quindi due giocatori e mezzo. Vediamo adesso se continuerà su questa strada Giulio Velasco. Punteggio comunque di 11-6. In battuta va Nicola Gerbic, il più giovane dei due fratelli Gerbic. Riceve Gravina, sbagliata la sua ricezione, nessun problema per Brdjovic. 12-6 e c'è ancora il time out chiamato da Giulio Velasco. 12-6, grossi problemi per l'Italia, è psicologicamente e anche ricezione. Gianpaolo, adesso si può modificare, cioè tornare alla vecchia ricezione, due ricevitori più un centrale che aiuta per la battuta al salto? Ma potrebbe succedere, poi in questo momento siamo veramente in grosse difficoltà ed è strano una squadra come nostra, così esperta, perdersi in questo momento con questi tipi di servizio, questo tipo di battuta. Sicuramente abbiamo bisogno di avere continuità nel gioco, in tanti fondamentali, ma in questo momento è proprio la ricezione che ci sta facendo penare più di tanto. Però non è questo il problema della ricezione, non è un tallone d'Achille che nasce solo in questa partita, è un po' da tutto l'europeo che abbiamo sempre un po' accusato. Ultimamente lo stiamo soffrendo troppo e adesso Velasco è stato costretto a cambiare due uomini che sono importantissimi e fondamentali, quindi vuol dire proprio che qualcosa nella nostra squadra non sta funzionando. Però io sono convinto che ci sono dei meriti jugoslavi, ma in questo momento ci sono più dei meriti nostri. Marco Bracci, grande scioltezza, mette subito a terra pallone offerto lì da Topoli. Topoli che non riesce più a giocare in velocità come era accaduto per tutto il primo set, sbaglia la battuta Topoli. Vediamo Gerbic, prima realizzato addirittura due ace, già pronto, insiste naturalmente nel servizio al salto, questa volta chiede troppo al suo fisico, in special modo al suo braccio. Cambio palla, Marco Bracci. Parte al salto Bracci, Nicola Gerbic. Pallone buono, ha recuperato una situazione che si era fatta molto difficile la Jugoslavia, ha giocato sotto pressione per la battuta di Marco Bracci, adesso però ha recuperato. 12-6, Tanaskovic. Sezione di Papi, anticipa bene Gardini, è riuscito quasi a difendere prima Gerbic e poi Kovac, però pallone è passato addirittura dietro all'arbitro, sempre 6-12. Vediamo adesso quanto carattere avrà l'Italia, quanti punti riuscirà a recuperare gli avversari. Gardini, Kovac riceve bene, Gerbic veloce di Darko Petrovic, ancora cambio palla. L'Italia non riesce a fermare gli attacchi avversari, non riesce a ricostruire appunto. 7-8, vedete, per Brdjovic, sicuramente uno dei migliori in campo in attacco per gli slavi. La veloce di Pasquale Gravina, chiude molto bene Gravina, chiede forse un pallone appena più alto. 6-12, Andrea Zorzi, vedete la battuta al salto di Zorzi, come può cambiare la partita. 7-12, Papi gioca praticamente a tennis. Gran tempismo di Papi, ma qui il merito è di Andrea Zorzi che ha forzato. E ancora Zorzi, stavolta riceve bene Gerbic per
palleggio del fratello Nicola, poi Toffoli, Gardini che fa attaccare ancora Zorzi contro il muro a due, nessun problema per Andrea che è entrato nel match così come era capitato nella fase iniziale del set. Un paio di errori poi contro il muro a uno, adesso due punti molto importanti, anche se uno l'ha siglato Papi ufficialmente. Intanto entra Boskan, numero 6, 2 metri, va a riposarsi Tanaskovic, 8-12, Italia che insegue, primo set lo ricordiamo 15-11 per gli azzurri. Ancora Zorzi, sbaglia questa volta ma era giusto così, bisognava forzare. Due punti intanto sono stati recuperati, vediamo se è stato recuperato anche un po' il morale, e il resto lo dovrà fare la ricezione Kovac. Gardini deve spostare Toffoli, all'alta per Papi, fuori, 13° punto per i nostri avversari, ha sbagliato Papi, si trattava di un pallone difficile però. Kovac, sezione addirittura di Zorzi, poi Toffoli, ancora Papi, molto bene, gioca d'esperienza pur essendo in questo momento il più giovane dei 6 giocatori in campo. Samuele Papi rinuncia, ha battuto al salto anche Papi. Gerbic ancora cambio palla ottenuto con grande facilità, qualche problema anche a muro Sì, qualche problema a muro soprattutto perché non riusciamo a essere sufficientemente efficaci con la battuta, quindi il gioco loro diventa molto imprevedibile perché alternano primi tempi a palle spinte in banda, a incroci o attacco addirittura la seconda linea a posto 6, dovremmo rischiare un po' di più, è strano che un giocatore come Papi non se la sente in questo momento di battere in salto, lui che ha veramente una grandissima battuta in salto. Noi abbiamo proprio bisogno di trovare questa forma di aggressività che nasce dalla battuta. Grave errore di Marco Bracci, e purtroppo è il punto del 14-8 e c'è la prima palla setta per i nostri avversari con Zarco Petrovic. Va a cercare ancora la ricezione di Bracci, ancora problemi per Bracci, risolto, è molto bravo Paolo Toffoli, rimedia a una situazione difficilissima, vedete, bravissimo Toffoli che ha preso il tempo giusto su Tanaskovic, annullata la prima palla 7, Gravina batte cortissimo in due tempi, poi Gardini, Bracci su palla staccata, pallone buono, 9-14, l'Italia si aggrappa al match, questo secondo parziale. Ottima schiacciata di Marco Bracci, che aveva sbagliato però in precedenza due ricezioni importanti, su una ha fatto il miracolo Toffoli. Gravina buona, un ace di Gravina, 10-14, perturbabile ma sicuramente preoccupato un pochino Giulio Velasco, e adesso c'è il time out, 10-14, un set che si potrebbe ancora riprendere, no? Se l'Italia rischia in tutti i fondamentali. Sì, un set che a mio avviso si può ancora riprendere, anche perché Gravini, questo fondamentale, battuta, è vero che lui non batte in salto, però è una battuta molto tattica, se avete visto ha alternato una battuta molto corta a una lunga che messa in grande difficoltà il ricevitore. Bisogna fare così, chi non si sente di battere in salto, di rischiare tanto, però deve avere il coraggio di stare più vicino alla soglia di un errore senza mai sbagliare, perché 14-10 la partita si può ancora recuperare, poi perché successivamente abbiamo la possibilità di avere in prima linea Marco Bracci che può successivamente battere anche lui in salto, quindi possiamo dare ancora molta pressione al finale di questo set e quindi provare a vincere. Pasquale Gravina, molisano 25enne, va in battuta sul 10-14, vediamo adesso, cerca ancora il servizio corto, arriva Kovac, Gerbic, poi l'altro Gerbic, Vladimir, che dà la possibilità alla Jugoslavia di battere la seconda palla set, 14-10. Nicola Gerbic, sua battuta al salto, riceve Papi, poi Toffoli per Gardini, filo rete, bravo Bracci ma è bravo anche Gerbic che recupera, e poi Brzijovic, pallone fuori ma l'arbitro dice invece che è buona, giudice di linea aveva alzato la bandiera, vediamo un po' chi ha ragione. Qui siamo nei pressi della riga, forse più fuori che dentro. Comunque sì, ha deciso l'arbitro. Sì, è stata una palla talmente veloce, il Cerini è stato molto deciso a alzare la bandierina, mentre invece il primo arbitro è stata subito buona, è difficile da valutare. Un set pari dunque, 15-11 Italia, 15-10 Jugoslavia, e adesso
3 minuti di riposo per la pubblicità. Ci risentiamo dopo in diretta dal Palazzo dello Sport di Atene. Là dove l'aria è più pulita e la natura è più natura, Cirio sceglie i suoi pomodori migliori. Per questo i pomidoro pelati Cirio hanno qualcosa in più. Cirio. Così voi potete avere direttamente sulla vostra tavola tutto il sapore pieno dei pomodori maturati al sole, intatti, sodi e polposi. Pomidoro pelati Cirio. Come natura crea. Gruppo Cirio, il buono dell'Italia. 1953, si scopre il DNA. In uno spazio infinitamente piccolo c'è il codice della vita. Oggi si scopre quanto sia importante avere una Twingo. Un'auto infinitamente piccola che può diventare infinitamente grande per dare vita a messaggi in qualsiasi codice. Twingo, l'unica piccola monovolume, a partire da 14 450 mila lire. Theodore, light your fire. Un'energia concentrata che si libera con efficacia. Così funziona Dixam Mega Pearls, le cui perle liberano nell'acqua un'energia concentrata. Così. I principi attivi di Dixam Mega Pearls sono presenti in ogni perla, così anche le macchie più difficili sono sconfitte. L'energia delle perle agisce subito e con la massima efficacia, dandoti un risultato ancora migliore. Questo si chiama pulito. Dixam Mega Pearls, una perla di pulito. Senti, ma ieri sera ti ho visto combinato parecchio maluccio. È il gioco della verità. Chiedi a Tommy dove era ieri sera. Stavo riflettendo sull'universo. Senti, ma l'universo aveva una taglia di reggiseno molto grande. Dai, Tommaso, dilla giusta. Ieri sera ero fuori come un balcone. Tommy, qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma prima mi compro un comodino, poi ci metto dentro un sogno. Ragazzi, la volete sapere la verità? Non c'è più cornetto. No! C'è il filo di filo pieno, l'ho visto io. Grande Prima, nuovo Mastrolindo presenta la sua formula splendore più facile, con nei ruoli principali Mastrolindo limone, blu, lavanda, bagno gel. Là dove gli altri faticano a far splendere, nuovo Mastrolindo vi dà un eccezionale splendore ancora più facilmente. Nuovo Mastrolindo, presto, a casa vostra. Twingo, l'unica piccola monovolume, a partire da 14 450 mila lire. Oggi Slogi conviene. Due slip ad un prezzo irresistibile. Slogi, l'inimitabile. Siete nuovamente collegati ai gentili telespettatori col Palazzo dello Sport di Atene, dove è appena iniziato il terzo set della semifinale dei campionati europei. Italia contro Jugoslavia, ricordiamo, un set per parte, 15 a 1 Italia, poi 15 a 10 Jugoslavia. E adesso è iniziato il terzo set, Velasco ha cambiato nuovamente la formazione, Paolo Toffoli in regia, è rientrato Gianni con il numero 13 come schiacciatore opposto, numero 1 Gardini e 3 Gravina sono i due centrali, 6 Papi e 9 Lorenzo Bernardi, che aveva lasciato il posto a Bracci nella fase centrale del set precedente, con i due schiacciatori ricevitori dall'altra parte della rete, numero 10 Gerbic, Vladimir naturalmente, numero 8 Kovac, schiacciatori, poi il numero 4 Tanaskovic, il numero 2 Petrovic, un ace intanto di Vladimir Gerbic, numero 9 Nicola Gerbic e numero 5 Berdiovic, sicuramente il migliore del campo insieme a Vladimir Gerbic in attacco, sono a chiudere il sestetto della Jugoslavia. Sbaglia adesso Vladimir Gerbic, siamo 1-1 questo terzo set. Bernardi, battuta al salto di Bernardi, Gerbic deve andare in sospensione, poi chiude molto bene Brdiovic, giocatore che milita nel campionato greco. Cambio palla e battuta nelle mani di Tanaskovic, batte molto lontano dalla linea di fondo Tanaskovic. Bernardi
Toffoli, la finta di Gardini, si gioca ancora molto su Papi. Petrovic, poi Kovac che forza, difende Bernardi, corre poi Samuele Papi, bagher d'appoggio di Gardini. Nicola Gerbic, diagonale di Prijovic, che sta facendo veramente il bello e il cattivo tempo. Sì, soprattutto da zona 2 sta mettendo quasi sempre la palla a terra, però c'è un problema, sta tirando sempre diagonali, mi sembra strano che lo facciamo passare con questa facilità. È un giocatore che ha questa caratteristica, dovrebbe tenergliela meglio, perché altrimenti se si continua a giocare con questa continuità trova ancora di più fiducia nei propri mezzi. Dicevo prima, è l'uomo che può far prendere l'ago della bilancia in questi set per la squadra jugoslava. Un punto da recuperare, 1-2, arriva Kovac, manda fuori, ecco qua, siamo 2-2 con una battuta per Gardini, si mette abbastanza lontano dalla linea di fondo Andrea Gardini. Kovac attacca ancora di Brijovic, questa volta Gianni intuisce la traiettoria e va a coprire apposta la diagonale, c'è però una bella veloce suggerita da Nicola Gerbic, chiusa molto bene da Zarko Petrovic. Jugoslavia sta lottando alla pari con l'Italia, vedete 9 più 10 già per questo giocatore, è forse proprio il migliore in campo in questo momento, Andrea Gianni. Va bene Topoli a chiamarlo in combinazione di primo tempo. 2-2, vediamo adesso, importante anche per tastare il polso psicologicamente agli azzurri il tipo di battuta. Gianni non se la sente di servire al salto, forza Brdiovic, con questo tipo di battuta e con l'ottima ricezione dei nostri avversari aumentano naturalmente i problemi per il muro azzurro, è un po' una catena. 4 più 6 per Kovac, sta facendo la sua onesta partita, anche qualcosa di più. Gianni murato da Zarko Petrovic, pallone forse un po' basso per Andrea Gianni che arrivava da seconda linea. 3-2 Jugoslavia, Kovac fuori la battuta, però vediamo se adesso gli azzurri forzeranno, niente, Samuele Papi, eccezione di Kovac che sbaglia. Gerbic, pallone rimane nel campo della Jugoslavia, 3-3. Battuta di Papi che stavolta ha sortito un buon effetto. Gravina, uno sguardo a vista con Giulio Velasco, stavolta riceve Gerbic, ancora problemi però, molto bravo Nicola Gerbic, palleggiatore accolto di sorpresa Gravina, è partita, vedete, forse con quell'attimo di ritardo che è bastato a Gerbic per spostargli il pallone. Petrovic, Papi, Toffoli per Gravina, cambio palla. Toffoli non riesce secondo te, Giampaolo, o non vuole più giocare sui centrali come ha fatto nel primo set? Ma sicuramente tutto questo dipende molto anche dalla ricezione, noi abbiamo sofferto molto nel secondo set e quindi questo l'abbiamo pagato sicuramente caro nella distribuzione. Poi c'è da dire che il problema quando una squadra riceve male è questo, che improvvisamente il centrale non può giocare sempre subito il primo tempo ogni volta che la ricezione è precisa, perché altrimenti il centrale della parte avversaria lo sa, intuisce e decide di saltare, quindi deve essere molto intelligente Paolo a variare. Poi però quando è il momento che si accorge che l'assetto della ricezione funziona bene, a rischiare molto di più il gioco in veloce in combinazione, cosa che dice che in questo momento sta facendo poco. E direi che una cosa importante, una caratteristica dello sport della pallavolo è questo: in questo momento la squadra italiana ha qualche giocatore in campo che sta cercando di risolvere i propri problemi personali, cioè Gianni che ha qualche problema sull'attacco, Bernardi qualche problema anche lui sull'attacco, sulle sezioni, Toffoli sulla distribuzione. Quando si gioca a partite di questo livello bisogna cercare di risolvere il problema della squadra, non quelli individuali. Allora è importante che la squadra trova fiducia, continuità, in modo che ogni giocatore non pensi al proprio piccolo problema, ma che pensi alla causa, quella più importante e più grande, cioè quella della squadra. E allora sono convinto che quando l'Italia troverà questo ritmo non ce ne sarà più per nessuno. Toffoli per Bernardi che cerca ma non trova il muro fuori. Petrovic, vediamo l'attacco di Gerbic che riesce a recuperare una situazione difficile, poi Gianni dall'altra parte, murato fuori da Brijovic e Tanaskovic, 4-4. Paolo Toffoli in battuta con Andrea Gianni, Gardini e Bernardi. Eccezione è buona da parte di Gerbic, poi cerca e trova la complicità nella mano esterna di Bernardi.
4-4. Vladimir Gervich, 3-8 per lui, rinuncia alla battuta al salto anche Gervich adesso, cerca un servizio corto ma Papi intuisce, arriva Gianni in due tempi, recupera la Jugoslavia, poi attacca appunto Brdijovic, ben piazzato Papi, inserisce Toffoli, fa attaccare Bernardi, ma pallone molto basso, Bernardi può fare solo un pallonetto, ci pensa poi Kovac e adesso c'è un cambio, riesce nuovamente Lorenzo Bernardi, rientra Marco Bracci, tanto la Jugoslavia è stata in vantaggio di un punto, 5-4. Gerbic continua a battere corto sul nuovo entrato Marco Bracci. Gianni questa volta forza molto sulla mano esterna di Kovac, nulla da fare per lui, un punto da recuperare per gli azzurri, inquadrata la prima linea azzurra con Papi, Gianni e Gardini, Marco Bracci appena entrato al posto di Bernardi, la ricezione di Petrovic in due tempi, Gardini, poi Toffoli, all'alta è staccata per Samuele Papi, ancora Gardini in difesa, poi Toffoli fatica addirittura ad inserirsi, bravo Papi, inevitabilmente schiacciatori d'ala sono molto adoperati dal palleggiatore in azione di recupero, Petrovic, Brdijovic, gran muro degli azzurri, Papi e Gianni sbarrano la strada, l'Italia ritorna in vantaggio, adesso vedete mettendo sotto pressione la Jugoslavia, l'Italia è più forte, però mai rilassarsi, batte al salto Marco Bracci, comunque vada fa bene, riceve Petrovic, Kovac fuori, muro di Gardini e Gianni, però va bene così, abbiamo dato uno scossone psicologicamente, l'Italia adesso sta meglio, importante la battuta al salto di Marco Bracci che hanno dato un po' di coraggio a tutti, Tanaskovic, ecco Bracci, buona sua ricezione, Toffoli, la seconda linea va molto bene, lo schiacciatore azzurro, e quando c'è bisogno di grinta e cuore non è banale, ma un Bracci serve. Eh sì, serve sempre, ne so qualcosa anch'io, oltre che avermi aiutato proprio su questo aspetto a vincere molte cose nella mia carriera, me l'ha fatta anche perdere ultimamente proprio contro, quindi è un giocatore che oltre ad essere un grande campione tecnicamente lo è anche dal punto di vista caratteriale. Se adesso la squadra riuscirà, vedete proprio il suo atteggiamento in campo, quello di rincuorare i compagni e di prendere un po' in mano la situazione, è un uomo sotto questo aspetto che è decisivo. Punteggio di 5 Jugoslavia, 6 Italia, la battuta di Brdijovic, ovviamente il top score questa partita. Arriva Papi, forza molto bene su un pallone difficile da gestire contro il muro 2 di Gerbic e Petrovic, passa bene Samuele Papi che ha giocato tantissimi palloni fino adesso, 3 punti e 7 cambi palla per Andrea Gianni che va in battuta al salto, allora torna nel campo azzurro Papi, errore questa volta anche abbastanza grave di Papi che doveva spingere con un po' più di potenza il pallone, ha vanificato così l'ottima battuta al salto di Gianni. Kovac riceve Papi, poi Toffoli, arriva Gravina velocissimo, un punto di vantaggio Italia sempre in questo terzo set, ecco Papi riprende la battuta al salto, Kovac, Nicola Gerbic, ancora Brdijovic, gran difesa di Papi, bravissimo Toffoli, gioca palla molto alta su Gianni, Gianni però sempre in difficoltà, questo tipo di palloni da seconda linea, ha avuto problemi anche contro la Russia, stavolta la strada gliela sbarra Petrovic, peccato, 5-6, ecco Petrovic, Papi, Toffoli gioca su Gravina fuori, la risposta del muro, chiedono gli slavi un tocco che non c'è, l'Italia mantiene il punto di vantaggio, Gravina. +4/-9, la squadra Gravina, riceve Tanaskovic sulla battuta corta, arriva Brdijovic e bisogna ancora rischiare qualcosa di più in battuta, Bracci ha dato l'esempio, Papi l'ha seguito, gli altri ancora no. Eh sì, bisogna proprio trovare lucidità in questo fondamentale e aggredire molto la squadra slava, tra l'altro c'è anche un'altra cosa da dire,
tra i due centrali, tra Petrovic e l'altro centrale, c'è una grande differenza nella distribuzione sull'attacco in primo tempo. Praticamente il secondo centrale non attacca quasi mai in primo tempo, e questo dovrebbe favorire molto la squadra italiana, quindi prendere proprio più rischi nella rotazione in cui c'è Petrovic, uno per cercare di eventualmente effettuare già dei punti diretti, ma l'altro proprio per far giocare un gioco più scontato, in modo da sistemare il nostro muro. Non lo stiamo facendo. Io sono convinto che quando un giocatore, una squadra un po' in difficoltà, deve cercare continuamente di avere il coraggio di rischiare, proprio questa è la chiave di volta, perché più le cose vanno male, qui bisogna avere proprio il coraggio di trovare la situazione limite, quella più disperata. Lo stiamo facendo su alcuni uomini, se riuscissimo a farlo con tutta la squadra sarebbe veramente una cosa decisiva. È un time out, prima dato e poi negato, adesso il secondo arbitro va a parlare, vediamo un po' se viene concesso questo time out oppure no. È una cosa strana, se conosco bene questo arbitro francese forse tirerà fuori un cartellino, non mi vorrei sbagliare, ecco. Eccolo qua. Lo conosco molto bene, l'ho intuito subito, è un bravo arbitro, però in certe situazioni... Ha paura di perdere il controllo della partita, non mi sembra che sia una partita molto nervosa, anzi pensavo molto peggio tra Italia e Jugoslavia. Perfettamente d'accordo con te. 7-5, Topoli. E Bracci, 8-5, Caprona all'indietro di Marco Bracci per festeggiare, bravo Topoli, che ha capito che bisogna rischiare tutti i fondamentali. E adesso c'è il time out, 8-5. E ricordiamo poi il solito aspetto psicologico, che quando si gioca contro i campioni del mondo le squadre danno tutte il 110%, l'ha dimostrato la Russia che era ormai eliminata, e lo sta dimostrando la Jugoslavia. Certo, perché anche una vittoria contro una squadra campione del mondo può rivalutare anche l'europeo, come ha fatto la Russia arrivando soltanto col quinto posto. E poi proprio di questa Jugoslavia, come dicevamo prima, essendo un outsider proprio non ha niente da perdere, e facendo un'ottima gara oggi, addirittura provando a eliminare noi, dovrebbe dire soprattutto in prospettiva futura avere più peso, più carisma nel perseguimento di questa strada che questa nuova squadra sta cercando di fare in prospettiva futura. E poi anche perché non dimentichiamo, questi giocatori jugoslavi sono 4 sesti, giocano in Italia, e tutti sanno che giocano contro la squadra nazionale italiana, sanno che in questo momento tutta Italia è collegata con loro, vogliono sicuramente ben figurare, anche perché sono giocatori che nel nostro campionato giocano e possono fare la differenza nei loro club. 8-5, ha battuto al salto di Topoli, a ricezione di Petrovic, si deve spostare Gerbic, Gardini in due tempi, Topoli, arriva Gianni, pallone per terra, 9-5, è un'altra Italia signori, per fortuna, tornato il carattere, tornato a splendere un po' di sole nel campo azzurro, naturalmente lo avevamo già denunciato in precedenza, è importante iniziare con le battute al salto, mettere sotto pressione gli avversari, l'Italia quasi tutti i battitori al salto, esclusi due centrali, tutti possono forzare, intanto un cambio è entrato col numero 7 Mester e ottiene il cambio palla, Giulia Mester, 23 anni, ha giocato l'ultima stagione col Vojvodina di Novi Sad, 5-9, ricezione di Bracci, poi Topoli, arriva Gianni, spinge molto bene il pallonetto con intelligenza, e così sarà un'impressione personale, ma Marco Bracci ha cambiato un po' lo spirito di questa squadra. Sì, questo è stato togliere niente a Bernardi, che sicuramente ha trovato difficoltà tecniche in questa partita, non ha potuto dare il solito contributo che dà la squadra nazionale anche dal punto di vista caratteriale. Marco è entrato, si è preso subito la responsabilità di rischiare in battuta, e questo è stato un segnale, un là molto importante per essere la squadra. Sul suo esempio poi anche Toffoli ha ricominciato a battere il salto. Adesso la cosa importante è questa, cioè che ognuno dimentichi il proprio problema personale e che si pensi alla causa quella più grande, cioè quella della squadra. Gardini, 4-5 per lui, la ricezione di Kovac, Nicola Gerbic, ecco il pallonetto di Kovac, gran difesa di Topoli, bagger di Gardini, vediamo Bracci da seconda linea, difende bene Nicola Gerbic, poi Kovac, Brdiovic, il muro italiano riesce a stoppare Vladimir Gerbic in difesa, poi Zarko Petrovic su palla alta, molto bravo Zarko Petrovic, ha gestito al meglio un pallone difficile, sempre 5-9, si tratta comunque solamente di un cambio palla, ed ecco Brdiovic, 22-48, una buona percentuale. Gardini, poi Topoli, tacco di Gianni, qualcuno ha toccato la rete, si tratta di Kovac che alza subito il braccio, l'Italia mantiene 4 punti di vantaggio e adesso ci vorrebbe una battuta al salto di Andrea Gianni, vediamo un po' se ci ascolta Andrea, eccolo qua,
si deve spostare Nikola Gerbic, poi Kovac, il muro fuori, però c'è stata un'invasione da parte di Kovac, però lì bisogna vedere se ha invaso prima Kovac o se il pallone ha toccato prima per terra. Probabilmente il pallone ha toccato prima per terra. Vedete, gli azzurri indicano Kovac, che intanto era arrivato nel campo italiano. Niente da fare comunque, non sono riusciti gli azzurri a convincere l'arbitro. Eccolo Kovac, sbaglia la battuta al salto. Adesso il turno di Samuele Papi. Primo piano per Kovac, il prossimo anno giocherà a Macerata. Ha aiutato Gioia del Colle a rimanere in Serie 1. Nikola Gerbic, ecco Vladimir Gerbic che sbaglia. 10-5. Cosa comincia a incepparsi nel meccanismo dei nostri avversari. Papi, gestione di Vladimir Gerbic, pallonetto di Petrovic, gran difesa di Gardini, bracci, Rivaggiani, la seconda linea, non c'è stato tocco purtroppo, invece sì, non c'è stato tocco ma c'è stata invasione. Qualcuno ha toccato la rete, dice il secondo arbitro, rivediamo. La moviola di Giampaolo Montali. È difficile da valutare anche perché l'immagine questa volta la regia non ce l'ha data lungo la rete ma ce l'ha data da dietro. L'arbitro è stato subito deciso, la prima cosa che ho guardato è stato l'arbitro, subito ha segnato invasione, ho visto che anche i giocatori, come tu mi insegni anche la moviola del calcio, quando non protestano vuol dire che c'è qualche cosa. Allora ho visto Petrovic che non si è lamentato per l'invasione, quindi vuol dire che c'era. È praticamente un tacito assenso al fallo che ha commesso. È possibile, sintetizzando, che il fatto che l'Italia stia giocando bene adesso dipenda solamente dalle battute al salto, dal fatto che abbiamo accelerato un po' il ritmo, oppure è cambiato secondo te qualcosa o no? Io penso che battere il salto con questa continuità e con questa aggressività sia decisivo. Io sono un allenatore che crede molto nell'attaccare costantemente l'avversario e tenerlo sotto pressione, quindi credo molto in questo fondamentale. E però c'è da dire anche che adesso la squadra sta girando molto meglio, come dicevamo prima, questa fiducia che era venuta un po' a meno, questa sicurezza che era stata minata da questa battuta in salto che gli metteva grandi difficoltà, ora non c'è più. I giocatori, vedete, riescono a fare cose che prima non riuscivano. Toffoli che mura, Gardini che prende un pallonetto in difesa di una palla importantissima, quindi ecco, direi che sta alzando il morale della squadra e questo aiuta sicuramente la squadra azzurra. Papi al salto senza forzare, riceve Kovac, poi Nikola Gerbic, Vladimir Gerbic, Papi molto bravo nei recuperi difensivi, sempre in posizione giusta, bracci, non sbaglia, 13-5. 13-5, è ancora una battuta almeno per Samuele Papi. Grande schiacciata dei bracci che non ha avuto paura su un pallone difficile, continua a battere al salto, a mettere in difficoltà Nikola Gerbic. Kovac alla seconda linea, pallone fuori, 14-5, e c'è la prima possibilità per gli azzurri di chiudere il set. L'ingresso di braccia ha ridato grande morale. Rientra il numero 4 Tanaskovic, torna in panchina Mester, numero 7 di maglia, non è riuscito a far cambiare andamento del suo secondo set, rinuncia alla battuta al salto sul set ball. Gardini questa volta si fa sorprendere un po' in piedi in difesa, sfuma la prima palla set, 5-14 comunque il punteggio. L'Italia ha dato un'accelerazione bestiale a questo terzo set. Zarco Petrovic, si può giocare, vediamo un po' che dice l'arbitro. Tocco di piede era concesso, però forse c'è stato un altro tocco. Sì, l'arbitro sta difendendo la sua scelta, però sono convinto che invece Andrea l'ha preso proprio di primo di piede. Siamo 14-6, non è un punto che influisce, però aveva ragione l'Italia. 6-14, adesso l'arbitro fischia fallo di linea a Petrovic in battuta, esce Toffoli dentro a Bovolenta, rinunciamo momentaneamente al palleggiatore per alzare il muro. Seconda palla 7 per gli azzurri. Pasquale Gravina batte molto corto, Tanaskovic, poi Gianni, Gardini, attacco dei bracci, grande scioltezza, sigla il punto del 15-6, Italia in vantaggio per 2-7-1, Italia che ha ricominciato a giocare non al 100%, ma sicuramente gli azzurri concentrati, determinati, sanno quello che vogliono assolutamente la finale di questo campionato europeo. In tempo utile hanno cambiato marcia all'incontro e adesso l'Italia sta giocando.
sì, sta giocando molto bene, molto determinato, sta soprattutto ritrovando il gioco di squadra, quel gioco di squadra che gli era mancato nella fase centrale del primo set e nel set che hanno perso, quindi direi che questo è di buon auspicio, anche perché Bracci si è inserito molto bene, ha galvanizzato la squadra anche dal punto di vista morale, e poi proprio c'è da dire che l'Italia sta tenendo meglio queste battute in salto degli jugoslavi, che erano stati un po' quello che ci aveva messo in difficoltà nei primi set. Cambiamo un attimo argomento, parliamo della semifinale che vedremo, anzi che noi vedremo dopo, i nostri telespettatori purtroppo non vedranno perché sarà una bella partita. Olanda contro Bulgaria, per quel che ne so io ho visto un'Olanda in grandissima forma, forse superiore a quella che abbiamo battuto l'anno scorso al mondiale, non so se sbaglio. Sì, sono d'accordo con te, poi tra l'altro nella mini tournée che hanno disputato in Italia sono proprio andato a seguirli per vederli da vicino, perché hanno cambiato un po' la formula di gioco, hanno fatto fuori alcuni senatori tra virgolette, hanno scelto alcuni giocatori magari di meno nome, però senatori un po' scomodi. Esatto, giocatori che erano un po' scomodi perché erano costretti che l'allenatore era costretto a far giocare, ma che non davano una perfetta quadratura alla squadra. Allora la squadra è molto più equilibrata, un gioco molto più semplice, però molto più redditizio, quindi direi che la dimostrazione sta anche nel fatto che hanno fatto veramente una prima fase di alto livello, però direi che purtroppo i telespettatori italiani non potranno vedere questa semifinale, perché a mio avviso sarà una bella partita, perché negli ultimi 8 incontri, questa è una cosa molto strana, anche nei 4 incontri della World League, la Olanda ha sempre perso con la Bulgaria, quindi ha un po' quel timore reverenziale, un po' questo tallone d'Achille. Non so come andrà a finire, sarà una grande battaglia, anche perché la Bulgaria non ha niente da perdere e l'ho visto giocare bene nell'ultima partita contro l'Unione Sovietica. Bulgaria secondo me ha trovato grosso centrale, può dargli una mano Uzunov, a cui ha dato finalmente fiducia, e poi c'è Ganev che viene usato un po' meno, nel senso che sta sempre in campo ma schiaccia un po' meno palloni, quindi diventa forse ancora più importante. Certo, lui è un giocatore Uzunov che veramente nel fondamentale di muro è veramente eccezionale, poi direi un altro giocatore che la Bulgaria ha trovato nella strada di questo campionato europeo è questo Costantino, che è entrato nel posto di Gavrilov, che ha giocato veramente un'ottima gara, che è contro la squadra italiana, quindi direi che l'utilizzo di Ganev così, usato con un po' più di parsimonia e solo in momenti importanti, unito all'ingresso di questi altri due nuovi giocatori, hanno fatto della Bulgaria una squadra che si disputerà e giocherà alla pari contro l'Olanda all'ingresso in finale. Poi c'è il tuo amico Timo Tomev che ha recuperato, ha avuto dei problemi credo fisici, però adesso abbiamo visto giocare da capitano, da titolare, sempre bene. Sì, ha giocato bene, io sono convinto che le ultime due stagioni che ha giocato in Grecia gli hanno fatto molto bene, perché ha giocato due ottimi campionati. Anche al conto in banca. Sì, al conto in banca sicuramente, perché qui in Grecia per quello che riguarda i dollari, per quello che riguarda i marchi, non scherzano sicuramente, però si è ritrovato come giocatore, l'ho affrontato quest'anno nella finale della Coppa dei Campioni che noi abbiamo vinto a Vienna, lui ha giocato una grandissima semifinale proprio con la sua squadra, e tra l'altro la cosa molto importante è proprio lì, quest'anno ha cambiato squadra, sembra che passi al Panathinaikos, che è la squadra che ha vinto invece il campionato, quindi dimostra che è in ottima forma. Si riprende, quarto set, 2-7-1, vediamo subito la formazione degli azzurri che giocheranno alla destra dei nostri teleschermi, Paolo Toffoli in regia, opposto c'è il numero 13 Gianni, 1 Gravina e 3 Gardini i centrali, 6 Papi e naturalmente mantenuto, ma non poteva essere diversamente, in campo Marco Bracci, numero 8 di maglia, grande protagonista della riscossa azzurra. Dall'altra parte del campo Brjović, opposto al palleggiatore Nikola Gerbic, poi Vladimir Gerbic 10 e numero 8 Kovac, due giocatori che vedremo anche nel prossimo campionato italiano, rispettivamente a Cuneo e Macerata, sono i due schiacciatori. Petrovic vedremo al campionato italiano ma in Serie A2 come centrale, e poi Tanaskovic a chiudere il sestetto della Jugoslavia, come detto, formata da giocatori della Serbia e del Montenegro. 0-0, Italia in vantaggio 2-7-1. Gerbic, l'attacco da parte di Kovac, hanno tutti una buona impostazione tattica questi giocatori della Jugoslavia, 12 su 29, Kovac decide di battere al salto a ricezione di Pasquale Gravina, e poi Gardini anticipa molto bene il primo tempo. Marco Bracci si concentra per la battuta al salto, Bracci sbaglia, cercato un servizio lungo senza chiudere troppo il suo colpo di polso. Darko Petrovic, 4 punti, 7 cambi palla, un discreto score per lui che è un centrale. Bracci, Gianni, murato molto bene da Vladimir Gerbic, 1-0, primo punto per i nostri avversari. Gianni aspettato in aria,
poi ha chiuso un po' troppo. Petrovic ancora, Bracci, Gardini, recupera Papi, poi Toffoli, fa giocare ancora Andrea Gianni che cambia zona d'attacco, questa volta colpisce in diagonale. Gardini, un punto da recuperare per gli azzurri. Battuta attesa di Gardini su Gerbic, murato da Andrea Gianni. Ricambia il favore Gianni a Gerbic. Gardini, attacco in veloce, il pallone finisce fuori, ma c'è stato probabilmente un tocco da parte del muro azzurro. 1-1. Nicola Gerbic, prossimo anno a Catania, presente sbagliata la ricezione degli azzurri. Eccolo qua Nicola Gerbic, gran muro da parte di Gianni, pallone finisce fuori. Gianni rinfrancato, no? Dopo il dentro e fuori, direi. Sì, è rinfrancato soprattutto aver trovato un po' di ritmo di gioco, e anche adesso il fatto che batte in salto è di buon auspicio, perché vuol dire che si sente sicuro. Per Gianni io vorrei spezzare una lancia, questo europeo forse è vero, non si è visto il miglior Gianni che noi potremmo vedere e ammirare, però non dimentichiamo che dall'inizio dei playoff e da quando ha giocato i playoff del campionato che non si è più fermato, ha giocato una grande World League da grande protagonista, ha spinto la squadra a vincere la World League. Forse può anche darsi che ci sia anche un momento così di appannamento, di condizione, però lui è sempre un giocatore che è importantissimo per la nazionale. In effetti quando è cresciuto Bracci e cresciuto lui, la squadra è andata decisamente meglio. Colpa sua che si è abituato troppo bene. Eh sì. Veloce di Tanaskovic, grande chiusura di Pasquale Gravina, lavoro scuro, quello che Gravina non vorrebbe mai fare, ma finalmente si è rassegnato a fare ed è diventato un grande giocatore, un titolare della nazionale, campione del mondo. Papi al salto senza troppa rincorsa, il pallone finisce fuori. Italia che comunque ha capovolto il punteggio, adesso siamo in vantaggio noi per 2-1. Turno di battuta per Zeliko Tanaskovic. Sezione di Papi buona, attacco di Gianni, gioca molto bene sulla mano esterna di Brdejovic, che ha un po' allentato la morsa nel terzo set. Gravina, sezione di Gerbic, poi Nicola Gerbic, eccolo Brdejovic, riprende subito a colpire e va in battuta. Rivediamo l'immagine rallentata da dietro, il muro azzurro molto largo, molto aperto. Battuta al salto, sbagliata, pallone tocca la rete. E adesso tocca a Paolo Toffoli. Batte al salto, mette in difficoltà, vedete la costruzione del gioco degli avversari. Kovac, buona difesa di Toffoli, poi Gravina. Arriva Papi, molto bene, grande azione dell'Italia. E anche lo spettacolo arriva finalmente. Gran recupero, bravo Toffoli, prima in battuta al salto e poi in difesa. E poi Papi ha chiuso degnamente, adesso batte molto corto Toffoli, riceve Gerbic, attacco in veloce di Petrovic, uno per chi batte, tre per chi riceve. Kovac, Gravina, riceve bene, poi Toffoli con Gardini. È tornata bene l'asse Toffoli-Gardini, Toffoli-Gravina, no? Sì, sì, è molto bravo Paolo, ha iniziato subito questo inizio di set, se vi ricordate, con due primi tempi gli sta servendo molto, quindi è molto importante questo, perché vuol dire che dà sicurezza alla ricezione e Paolo deve insistere molto a giocare i primi tempi. Poi, se fossi lui in questo momento, giocherei anche qualche schema un po' più in combinazione, proprio per rendere ancora più difficile la vita ai centrali jugoslavi, che in questo momento li vedo proprio in difficoltà negli spostamenti. Ed eccolo uno dei due centrali della Jugoslavia, Zarko Petrovic. Papi, Paolo Toffoli, palla alta per Papi, ancora gioca molto bene, forse quello che ha schiacciato più palloni di tutti Papi. Sì, sicuramente fino a questo momento sì, ha avuto anche più continuità forse degli altri schiacciatori, quindi per questo che è riuscito a farlo anche abbastanza bene. Poi come dicevo prima, questo ragazzo sta dimostrando una grande maturità, tiene molto bene il campo e fino a questo momento tiene in panchina un giocatore come Cantagalli, quindi questo è tutto dire. Nicola Gerbic, Bracci, riceve bene, attacco di Gianni, vedete, giocano l'incrocio avanti.
la finta di Gravina, salta completamente fuori tempo Tanaskovic, nulla da fare per il muro della Jugoslavia quando l'Italia va a pieni giri. Gerbic, Kovac, anzi Gerbic scusate, gioca una palla molto lenta che però va a buon fine, vedete, muro non riesce a chiudere, 1-3. Vladimir Gerbic sbaglia, un po' calato Gerbic, aveva iniziato benissimo, ha giocato molto bene il secondo set, adesso forse sta esagerando a cercare dei colpi potenti. Eh sì, perché forse si è anche troppo responsabilizzato e suo fratello fa bene a non servirlo troppo in questa fase perché è molto falloso, sta commettendo molti errori. Lui è un giocatore che può fare veramente la differenza, può fare di più, forse è troppo stimolato in questa partita. 1-3, Tanaskovic, Papi, Toffoli per Gravina, chiude molto bene Gravina, ottiene un cambio palla importante per tenere a distanza gli avversari. Pasquale Gravina batte cortissimo, arriva Kovac, poi Gerbic, non può forzare Petrovic, può invece attaccare appunto Bracci che non ci pensa due volte. Tegane per fare capriola avanti, Bracci le falle indietro. 4-1. E c'è un cambio. Entra con numero 7 Mester, che aveva sostituito Tanaskovic al set precedente, adesso invece sostituisce Zarco Petrovic. 4-1. Italia. Pasquale Gravina. Kovac, Nikola Gerbic, tacca bene Brdijovic, tre punti da recuperare ci sarebbero per i nostri avversari, lo stesso Brdijovic che va imbattuto al salto, si mette centrale, Toffoli, arriva Bracci in combinazione, non riesce a chiudere, funziona bene il muro degli slavi, Nikola Gerbic, ancora Brdijovic, buona difesa di Gianni. Corre Toffoli, addirittura va in palleggio per Marco Bracci che gioca un gran lungolinea. Bravo però Gerbic in difesa. Poi Kovac gioca l'esperienza, brava l'Italia, ma in questo frangente più brava la Jugoslavia che ottiene meritatamente il secondo punto. Toffoli ha palleggiato molto bene. Ancora almeno una battuta per Brdijovic. Decisione a 3 per gli azzurri. Gravina, poi Toffoli e Bracci, bravissimo. Pallone attaccato, difficile per quasi tutti, ma non per Marco Bracci, vedete, gran colpo di polso. Toffoli, Tanaskovic, Nikola Gerbic, poi Kovac, pallone fuori, 5-2 Italia, stanno sbagliando un po' in attacco i nostri avversari. Paolo Toffoli, continua con la battuta al salto. Nikola Gerbic, arriva Kovac, gran muro di Gianni, 6-2. Ancora cambi nel filo della Jugoslavia, stanno preparando ben due giocatori. Muro di Gianni fuori questa volta, di poco, però Andrea ha preso bene le misure agli attaccanti avversari. Sì, ha preso bene le misure, poi direi che la cosa che qui è stato molto bravo Gardini, alcuni frangenti della partita ha preferito lasciare Andrea al centro e spostarlo, quindi ha dato la possibilità di toccare qualche pallone in più a muro e dopo successivamente ha dato più sicurezza a Andrea negli altri fondamentali. Gianni è un giocatore che ha dotato di una elevazione incredibile e di un'invasione con il piano di rimbalzo a muro che solo lui sa fare, quindi quando arriva nel modo corretto mette le mani dall'altra parte del campo, praticamente mette le mani sul pallone e diventa difficile per qualsiasi schiacciatore. Marco Bracci, la sua battuta al salto, a ricezione di Tanaskovic, Nikola Gerbic, poi Kovac, grande prova il muro italiano e poi non passa. Avete visto proprio in questo momento ancora, come dicevo prima, Gardini che tiene ancora Gianni al centro e Gardini si mette sul calciatore più forte, posto 4, e dà la possibilità a Gianni che è velocissimo negli spostamenti proprio di fermare il muro avversario. Direi che in questo momento proprio stiamo sul piacere della squadra jugoslava e non vedo loro con quella luce negli occhi che dovrebbe cercare di avere una squadra che vuole assolutamente vincere. È ripartito il treno? Sì, è ripartito il treno, come dicevamo prima, che la squadra ha bisogno di trovare la propria continuità di gioco e pensare al problema di squadra, non quelli individuali. Ci stanno riuscendo e
quando giochiamo così veramente non ce n'è più per nessuno. E siamo sul punteggio di 7-2, 2-7-1 per l'Italia. Questa semifinale l'Italia difende il titolo europeo conquistato nel 1993 in Finlandia, finale vinta al tie-break contro l'Olanda. L'Italia ha vinto anche un altro titolo europeo nell'89, finale a Stoccolma contro i padroni di casa della Svezia. Marco Bracci, Nicola Gerbic, buon muro azzurro, Gerbic la finta del centrale dietro, arriva poi Vladimir Gerbic, fratello di Nicola, a chiudere da schiacciato, tiene il cambio palla 2-7. Ecco il nuovo entrato, Mester, che ha preso il posto di Zarko Petrovic, aveva già fatto un'apparizione nel set precedente. Diula Mester, riceve bene Bracci, la finta della veloce, arriva Papi, buono il suo diagonale, buono per noi e per il giudice di linea, non per l'arbitro. Vediamo un po' che succede, noi l'abbiamo vista dentro ma contiamo poco, pallone è nettamente buono, immagine rallentata, purtroppo l'arbitro francese, eccolo qua. È un altro cartellino. Un altro cartellino non inquadrato, l'arbitro continua a dispensare i cartellini. Mester, con la ricezione di Bracci. Gardini, pallone toccato dal muro. Siamo sul punteggio di 7-3, piccolo regalo per il primo fischietto alla Jugoslavia. Gardini. Sbaglia la ricezione Kovac, corre Gerbic, poi Nicola Gerbic può solamente appoggiare, Gardini, Toffoli, gioca per Samuele Papi, vano il tentativo di difesa di Vladimir Gerbic, gran botta di Samuele Papi, ottavo punto Italia, 8-3. Gardini, Gerbic, gran muro, Gianni Papi, Gianni guida e Papi conclude, non si passa più, 9-3, ancora un cambio, entra col numero 11 Jokanovic in regia, esce il palleggiatore titolare Nicola Gerbic, Raiko Jokanovic, 24 anni, 1,90 m, gioca nella squadra di Belgrado. Un ace da parte di Gardini, un servizio corto nel pallone, la Jugoslavia, l'Italia realizza il punto del 10-3, grande prova anche in battuta dal terzo set in poi. Gardini, Gerbic, Tanaskovic riesce a toccare bene in veloce, 3-10, entra anche col numero 1 Juric al posto dello schiacciatore opposto Brzovic, era stato molto bravo nei primi due set, poi cominciava a calare alla distanza e adesso è entrata la sua riserva Dior di Djuric, giocatore del Vojvodina di Novi Sad, lì ha giocato l'ultima stagione. Gianni, gran colpo, Gianni si ricorda di essere stato un gran centrale, eccolo, Andrea Gianni, sua battuta al salto, un ace, e questo è Gianni, 11-3. Adesso l'abbiamo riconosciuto, no Giampaolo? Eh sì, l'abbiamo riconosciuto, è lui, sì sì, veramente lui, con tutto il suo repertorio in tutti i fondamentali, nell'attacco, nella battuta in salto, nel muro, è veramente un giocatore universale sotto questo aspetto, e poi un giocatore che dà una spinta incredibile alla squadra. Come dicevamo prima, proprio forse sta accusando una stagione di 6-7 mesi fatta sempre ad alto livello, ha bisogno di un attimo di pausa, di riposo, ha recuperato in panchina un po' di lucidità e adesso è veramente il mattatore che tutti quanti conosciamo. E poi uno di quei giocatori che può cambiare rendimento nel corso della stessa partita, cosa che non riesce a molti, ha iniziato male, diciamolo pure, no? Esatto, è stato sta finendo alla grande. Esatto, una delle grandi qualità secondo me dei campioni è proprio quella, non sta scritto da nessuna parte, quel giocatore quando comincia perché non va bene deve finire la partita in panchina, lui invece riesce durante l'arco della gara, è riuscito a recuperare, e questo bisogna dire anche soprattutto grazie a una grande fiducia dei propri mezzi, ma una grande caparbietà, perché qualsiasi altro giocatore con le difficoltà che avrebbe avuto avrebbe sicuramente giocato non all'altezza, mentre invece lui ha giocato con grande determinazione e si è recuperato e sta facendo, quindi grandi doti. Vladimir Gerbic, vedete, 3 punti direttamente su battuta, sbaglia adesso, però chiede un po' troppo.
e siamo sempre sul punteggio di 11-3. Samuele Papi si è deciso a battere in salto. Jokanovic, attacco di Djuric, vedete cambiata l'asse palleggiatore opposto nella Jugoslavia. Jokanovic e Djuric, ed entra col numero 13 anche Goran Vujovic. Va a riposarsi Gerbic. Tanaskovic, eccezione di Papi, all'alta per Gianni, che adesso non ha nessun problema, passa con qualsiasi tipo di pallone. 11-3, 2-7-1. Pasquale Gravina, Kovac, Jokanovic, Gravina è riuscito a difendere ma pallone è finito decisamente fuori. Ecco Djuric, un altro dei nuovi entrati, scomparsa mezza squadra titolare della Jugoslavia. Fuori strilla Gianni e Braci ascolta l'amico, compagno di tante vittorie con la squadra di Parma. Toffoli, fatta il salto Toffoli, riceve Tanaskovic, Jokanovic. Fuori, la risposta del muro di Gardini sull'attacco di Djuric da seconda linea. Sempre punteggio fermo però sul 3-11. Kovac, Bracci, Paolo Toffoli, Marco Bracci, Gianni, ancora Bracci, pallone passato sotto e non sopra alla rete, illusione ottica. Ancora cambio palla ed eccolo Marco Bracci, vinto lo scudetto sia a Parma che a Modena. Gianni rinuncia al tuffo, in questa occasione si fa trovare anche lui un po' in piedi. Cambio palla, sempre 8 punti di vantaggio per gli azzurri, 3 per chi batte, 11 per chi riceve. Mester, eccezione dei Bracci, completamente sbagliata, bagger di Gravina, poi Papi, interviene Kovac, poi Jokanovic e poi Djuric, sta attaccando spesso e volentieri da seconda linea. 4-11. Tutti questi cambi effettuati dall'allenatore jugoslavo ci hanno fatto un po' perdere i punti di riferimento in campo e stiamo un po' troppo aspettando che loro sbaglino qualche pallone di troppo. Hanno tolto i giocatori più rappresentativi, migliori, questi non li conosciamo, forse conosciamo poco, e proprio per questo motivo dovremmo cercare di chiudere ancora di più i tempi e di mettere sotto pressione per far finire in fretta questa partita. E adesso addirittura Bernardi che entra a fare il giro dietro al posto di Andrea Gardini, cosa che era capitata spesso e volentieri a Cantagalli nel girone eliminatorio a Patrasso. È pronto, capitano in campo dovrebbe essere Marco Bracci. Gran colpo, combinazione di primo tempo da parte di Tanaskovic. 4-11. Riceve bene Bernardi, poi Toffoli, Gianni, non chiude Gianni in incrocio, Jokanovic va a palleggiare per Kovac, poi ancora mezza palla dietro per Vujovic. ...5-11... Taglia che si è un attimo fermata, battuta di Raico Jokanovic. Bracci, Toffoli in sospensione per Samuele Papi contro il muro 1, forza sulle mani di Vujovic, riconquista la battuta l'Italia. Andrea Gianni, pronto alla battuta, 25 anni, giocava già alle Olimpiadi di Seul con l'Italia. Un ace, gran botta di Andrea Gianni, aveva realizzato un ace anche nel set precedente, 12-5, vedete come si apre, come si allarga la ricezione dei nostri avversari. Ancora Andrea Gianni, Jokanovic, ancora un punto, un ace sporco lo possiamo definire, 13-5. Sta facendo la differenza Andrea Gianni con le sue battute al salto, mentre intanto vedete sullo sfondo l'Olanda sta entrando in campo per il riscaldamento.
Kovac in ricezione, lo schema di incrocio, pallone toccato dalle mani di Gravina Muro, 5-13, 8 punti di vantaggio per gli azzurri. Vujovic aspetta il pallone, Goran Vujovic, 22enne del Partizan di Belgrado, sbaglia e subito la possibilità per Papi di continuare a forzare col servizio. Vediamo che cosa deciderà di fare lo schiacciatore dell'Alpitour. Mette in difficoltà Kovac, si sposta Jokanovic, poi Kovac in diagonale, Bracci fa contrattaccare Gianni, pallone fuori purtroppo, chiede un tocco a Andrea Gianni, ma ci sembra che il pallone sia uscito da solo. Sempre 5-13, Tanaskovic, tutta attesa di Tanaskovic, riceve Bernardi, Gravina anticipa molto bene, Gravina rientra, Gardini posto di Bernardi in prima linea, poi l'Italia rinuncia al palleggiatore, fa entrare Vigor Bovolenta al posto di Topoli, naturalmente per alzare il muro. Gravina batte corto, Gravina, Kovac cerca e trova un buon pallonetto, 5-13, rientra subito Paolo Topoli. Tu che conosci bene Gravina starà soffrendo a fare questo lavoro oscuro, però viene ripagato col fatto che gioca da titolare ormai inamovibile. Sì, lui è un giocatore a mio avviso che è molto intelligente, è chiaro che è un giocatore che è anche dotato di una grandissima personalità e siamo tutti d'accordo, io per primo, che si potrebbe ritagliare un ruolo forse un po' più importante tra virgolette, come quello dell'opposto, quello schiacciatore, dell'uomo di punta per una squadra, però solo, lui è, a mio avviso in questi anni si è reso conto dell'importanza che ha il lavoro cosiddetto oscuro del centrale, che è proprio l'uomo guida di una squadra. Forse ha capito questo Gravina, che può essere un uomo decisivo, importante, magari anche non essere così appariscente come se giocasse in un altro ruolo. È un grande merito suo e i giocatori dotati di questa dote naturale, cioè dell'intelligenza, a mio avviso saranno sempre premiati, capiranno sempre benissimo il ruolo che sono deputati a fare, troveranno piacere, saranno gratificati dal ruolo che hanno. Un ace intanto da parte di Kovac, 6-13 il punteggio. Ancora Kovac, continua a forzare con la sua battuta, riceve Gravina, attacco di Gardini, murato da Messer, 7-13, due punti consecutivi da parte dei nostri avversari. Ancora la battuta nelle mani di Kovac, Jokanovic, buona, 8-13, con questo punto in diagonale di Djuric, e c'è il time out richiesto da Giulio Velasco. Ogni tanto l'Italia si distrae, Giampaolo. Sì, purtroppo è un leitmotiv in questo europeo, è un peccato perché abbiamo recuperato dopo la grande paura sull'uno pari, giocando bene, trovando il ritmo e continuità. Adesso improvvisamente, come dicevo prima, forse questi cambi, ma forse soprattutto il nostro rilassamento mentale, ci hanno riportato in gioco ancora la Jugoslavia e facciamo fatica. È un peccato perché bisognerebbe avere più concentrazione e non lasciare niente il caso, anche perché sai, le partite di pallavolo finiscono sempre a 15. E lo sanno sicuramente i nostri azzurri che dopo il time out, dopo la mezza sfuriata da parte di Giulio Velasco, si affretteranno a recuperare la battuta. Poi se mi permetti, questo è proprio il time out peggiore per un tecnico da chiamare, soprattutto questo in un finale di partita così, che è richiamare soprattutto la concentrazione e la continuità del gioco. Bracci, sbagliata la sua ricezione, corre Topoli, palla alta per Gianni, Djuric ben piazzato, Jokanovic fa giocare da seconda linea Kovac, funziona alla grande il muro di Andrea Gardini, 13-8, è battuta nelle mani di Marco Bracci. Si concentra, giocatore della Daytona di Modena, Kovac, Jokanovic, fuori, la risposta del muro azzurro, riconquista la battuta la Jugoslavia, 8-13. Messer
braccia e braccia, si deve spostare Toffoli che preferisce giocare palla alta, sbaglia malamente Samuele Papi, 9-13, brutto errore questo, la doppia finta al centro, aveva un po' levato il muro a Papi, però sbagliato, eccolo Papi, si riscatta con una buona ricezione e adesso anche con un ottimo attacco, 3-19. Gardini mette molto lontano dalla linea di fondo, Gardini, Jokanovic, buona difesa di Toffoli, pallone torna però nel campo degli slavi, Jokanovic gioca in tesa con Tanaskovic, Toffoli fa attaccare Marco Bracci che sigla il 14° punto con grande tempismo, ottima determinazione, 2-7-1, 14-9 Italia. Andrea Gardini, Jokanovic, 15-9, gran muro di Gianni, ed è giusto così, un punto di Marco Bracci, un punto di Andrea Gianni, l'Italia vince il quarto set, 15-9, vince l'intero incontro per 3-1, ricapitoliamo, 15-11 Italia, 15-10 Jugoslavia, 15-6 Italia, 15-9 ancora per gli azzurri che sono sempre in finale a questi campionati europei dal 1989, dove vinsero argento nel 91, oro nel 93, domani giocano contro la vincente dell'incontro tra Olanda e Bulgaria. Il commento finale da parte di Giampaolo Montali, cerchiamo un po' il pelo nell'uovo in un minuto per capire domani che cosa dovremmo fare di più contro la vincente di Olanda-Bulgaria. Noi pronostichiamo Olanda. Sì, sono d'accordo con te, per quello che riguarda questa partita c'è da dire che la cosa importante era andare in finale, soprattutto in un momento così di difficoltà che abbiamo avuto nel secondo set dopo che abbiamo perso, che si è visto un po' in campo un po' di indecisione, un po' di sicurezza, siamo ripresi bene, poi questa parte finale della partita secondo me fa parte un po' del copione che si è visto già in questi europei, cioè di un'Italia con poca continuità di gioco nel ritmo che imprime l'avversario. Domani dovremo trovare questa continuità di gioco, oggi è stato importante ritrovare un giocatore come Bracci che è stato decisivo per quello che riguarda l'approccio di determinazione che ha dato la squadra, e poi se Gianni continua a giocare così in questo modo direi che domani l'Italia può difendere nel modo migliore questa medaglia d'oro. E ci rivedremo domani, abbiamo detto Olanda, sarà sicuramente una bella semifinale, domani ci divertiremo. Bene, noi chiudiamo qui questo collegamento in diretta da Atene e ricordiamo l'Italia è in finale ai campionati europei di pallavolo, domani gioca contro la vincente della partita tra Bulgaria e Olanda, l'appuntamento è alle 20 ora italiana. Grazie a tutti per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata da Atene. L'Italia sconfigge la Jugoslavia ai campionati europei di pallavolo e guadagna la finale. Domani gli azzurri di Velasco affronteranno la vincente tra Bulgaria e Olanda. Da Atene, Jacopo Volpi con alcuni protagonisti della partita. Andrea Gianni, Italia ancora in finale, prima bene, poi male, poi finalmente bene. Sì, è stata una partita iniziata bene, ha giocato un buon primo set, poi il secondo veramente male, poi abbiamo fatto due buonissimi primi set, secondo, terzo set, quarto set, soprattutto bello. Pasquale Grevino, allora il filosofo che cosa ne pensa? Più i no più i sì in questa Italia, comunque ancora una volta in finale, sempre consecutivamente dall'89. Forse sono più i sì, secondo me, perché è vero che non abbiamo giocato tranquilli né questa partita né le altre le abbiamo vinte d'inerzia perché gli avversari erano molto inferiori a noi, questa era una semifinale e abbiamo sofferto come è giusto che si soffre in una semifinale. Diciamo che la finalista sia l'Olanda, che cosa bisogna non fare che si è fatto oggi di negativo? Che cosa bisogna fare in più poi? La cosa da fare soltanto è vincerla, poi con qualsiasi mezzo, anche se dovesse essere l'ultima palla. Il treno per Atalanta non fa fermate. Che ti ho detto prima? Che non deve deragliare. Che non deragli, eccola qua, e noi ripetiamo, speriamo che non deragli. E la finale dei campionati europei di pallavolo sarà trasmessa in diretta su Rai 3 a partire dalle 19:55.